Sono tutti buoni giocatori lì davanti, potenzialmente, ma non sono troppe scommesse? No, no, a parte che non sono troppe scommesse, perché sono giocatori che, se andiamo a vedere, Brunori ha fatto 17 gol, se non vado errato, quest'anno. Cioè, non è una scommessa uno che fa 17 gol. Perché in C viene dalla C. Ho capito, pure Mancuso veniva dalla C. Pure immaginato la risposta. Pure la Padula veniva dalla C, non è che veniva dal Real Madrid. Quindi non è quello il problema. In C ci sono tanti giocatori forti, come magari ce ne sono in B. Noi l'anno che abbiamo cercato, l'anno di la Padula, avevamo preso un giocatore che sulla carta doveva fare sfragelli, e nella realtà è poi la Padula è quello che ha fatto sfragelli. Quindi non si può valutare un giocatore se viene dalla C o viene dalla B. Per noi sono, per esempio, Tumminello, che viene da due anni complicati, intendevo dire in generale. Ma Tumminello, secondo me, è un giocatore che ha nelle corde la possibilità di fare molto bene. Sicuramente viene da due anni complicati, perché l'anno precedente, che aveva iniziato molto bene a Crotone in Serie A, non ce ne dimentichiamo, non in Serie B, e ha avuto l'infortunio al crociato, e quindi ci ha messo un po' di più a riprendersi. L'anno passato ha fatto la seconda parte della stagione a Lecce, con una squadra che andava fortissimo, e quindi ha avuto meno spazi. Però è un giocatore molto forte e noi ci puntiamo molto. Dermacu, visto che è andato via per Rotte. Non credo proprio, perché noi là dietro siamo... Ci ha pensato un attimo. No, siamo abbastanza... siamo tanti, come dicevi tu, e quindi c'è la possibilità di che... Però l'ha chiesto Zauri. No, Zauri non ha chiesto nulla. In conferenza stampa. Ma l'ha chiesto a voi, non a me. Quindi siccome voi non comprate i giocatori, non potete decidere nulla. Per le spalle di Palmiero solo Bruno, però. Beh, ci sarebbe Busellato, che all'occorrenza ci può giocare Musciai all'occorrenza, rientra Meloni, a novembre penso di avere anche Ciocev a disposizione, quindi... Ad abundanziam, come direbbe il presidente. Crecco, che non ce ne dimentichiamo, che insomma è un giocatore che l'altro anno ha fatto le sue partite, le ha fatte anche molto bene. Da quel terzino sinistro non prenderete nessuno, cioè... Ci sono diversi giocatori. Abbiamo Elisalde, Del Grosso, Crecco. Ci potrebbe giocare anche Crecco.